Per sostenere il nostro candidato sindaco e la nostra lista, come vedete siamo alle prossimità della spiaggia e il nostro obiettivo è provare a eleggere quanti più sindaci possibile in questa tornata, l'11 giugno, e poi correre dritti alle elezioni nazionali. Intanto per Riccione dobbiamo continuare a investire come paese nel nostro sistema turistico per creare posti di lavoro e per creare nuove opportunità. In Italia 1 miliardo di euro investito in turismo crea oltre 10.000 posti di lavoro, 1 miliardo investito ancora in piattaforme petrolifere o carbon fossili 500 posti di lavoro. Se noi vogliamo veramente creare nuovi posti di lavoro dobbiamo investire in questo settore qui, che è continuamente massacrato da altri interessi. Quindi se doveste eleggere un sindaco a Riccione avrà il supporto nostro a livello nazionale, a livello europeo, a livello regionale e speriamo anche di un governo 5 Stelle che non tarderà ad arrivare. Ciao. Il programma, le elezioni comunali ha un senso se chi ve lo presenta è, ha le mani libere, ma se in questa campagna elettorale a pagare la campagna elettorale sono sempre gli soliti gruppi del territorio a offrire le cene e a metterci soldi nei manifesti e nei volantini, quello che alla fine si produrrà è semplicemente un unico risultato, che il candidato sindaco a cui i soliti gruppi di questo comune avranno pagato la campagna elettorale o avranno portato voti, alla fine non governerà mai per voi e quindi non realizzerà mai quel programma, ma governerà per quelli che lo hanno mandato lì, che di certo filantropi non erano. Abbiamo parlato di quello che è il programma, abbiamo parlato dell'atteggiamento che stiamo avendo in campagna elettorale, un atteggiamento costruttivo, propositivo e non di scontro. Il periodo delle contrapposizioni forti è in parte finito, continuerà sui temi che invece sono quelli che deve la città raccogliere e saper portare avanti. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di turismo, Riccione è una città fatta di piccoli commercianti, di piccoli imprenditori, tutta l'economia locale si muove da lì e qui dalla spiaggia abbiamo voluto mandare un segnale e una testimonianza di grande apertura. Noi riteniamo che sia Riccione un comune che oggi è poco espresso nelle sue potenzialità. Dovremo lavorare tanto nella promozione di quello che la città insieme agli imprenditori, insieme a chi lavora nell'offerta turistica, qui a tutto campo, parlo chiaramente anche di quello che è la destagionalizzazione, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di balneazione, perché comunque quello è il nostro asso di briscola e tale deve rimanere, ma da lì si parte per allungare la stagione fino a fare diventare la città una città attiva tutto l'anno. Abbiamo una strategia per quanto riguarda il turismo ben precisa, lì racconteremo che idea abbiamo della comunicazione che Riccione deve fare al resto del mondo, che comunicazione deve tenere quando spiega le attività che andrà ad offrire ai turisti e agli ospiti e anche come andare poi nel tempo a costruire quelli che sono i processi di marketing e di comunicazione che porteranno ulteriore lavoro. L'ho detto, lo ribadisco, Riccione deve arrivare ad avere una vita lunga 4 stagioni e il nostro obiettivo sarà quello di portare tanti lavoratori che oggi sono stagionali ad essere lavoratori annuali. Quello sarà il termometro definitivo che ci darà un feedback, ci darà un segnale che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro buono, è un lavoro consolidato e che ci darà il primo termometro, come dicevo un attimo fa, del sentiero da tenere. Aggiusteremo il tiro in corsa, faremo le cose che saranno corrette e giuste, ci avvaliamo di un team molto forte, soprattutto sulla creazione dei contenuti. Qua oggi avevamo ospiti
stati molti operatori del settore, ci hanno dato ulteriori incentivi, ma il lavoro che dovremo fare dal primo giorno che saremo insediati, se avremo l'onore di governare questa città, è proprio quello. Quindi io invito la cittadinanza a leggere il nostro programma, farci domande, partecipare agli incontri e a sostenerci, perché l'elemento di garanzia che noi rappresentiamo è un elemento innovativo e forte. Possiamo accogliere tutte le anime della città senza nessun tipo di distinguo, che è un elemento fondamentale che io voglio rimarcare in continuazione, perché questo è l'asse portante della nostra campagna, del nostro messaggio. Portate le idee migliori, noi le sosterremo, non abbiamo preclusione di sorta, ma soprattutto abbiamo le mani libere, nessuno che ci tira per la giacca. Questo è un elemento fondamentale e nessuno degli altri lo può garantire come lo possiamo garantire noi. Marco, ma ti ricordi un anno fa? Eravamo a 8 km da qui e sembra ripetersi la storia. Sì. Mamma mia, che voglia che ho che succeda tutti quello che è successo a Cattolica, anche a Riccione. Perché questo vuol dire essere protagonisti di una svolta in Italia, di una svolta nei nostri territori, che è una cosa grande, che probabilmente la studieranno sui libri di storia i nostri figli, ma soprattutto i nostri figli ne se ne potranno usufruire, gratificare di una libertà nuova, di un essere cittadino nuovo. Non lo so, è incredibile, Marco, e io e te ci siamo un'altra volta e ci saremo ancora, è bellissimo. Mi raccomando, continuate a sostenere il nostro candidato sindaco e da qui fino all'11 giugno ci saranno tantissimi eventi. Martedì ci sarà Paola Taverna, mercoledì concerto dei Nubraino, venerdì si chiuderà la campagna elettorale e siamo tutti qui per lui, perché noi nel Movimento 5 Stelle siamo una squadra, quindi dal Parlamento alla Regione fino ai comuni, tutti insieme per Andrea. Il programma del Movimento 5 Stelle di Riccione parte soprattutto da una sinergia con tutti i cittadini del territorio, che siano gestori di locali, bagnini, albergatori, tutta la cittadinanza, perché è possibile garantire i diritti della collettività e potenziare questa città bellissima, soprattutto sul turismo, sull'arte, la cultura, ma anche al divertimento. Ci dicono spesse volte che o si fa una cosa o si fa l'altra. Secondo noi, se si ha le mani libere, si può veramente fare tutto senza bisogno appunto di dare magari qualcosa a qualcuno e scontentare qualcun altro. Questo è lo spirito del Movimento 5 Stelle. Le scelte invece si devono fare quelle nette, sì, su argomenti importanti come acqua pubblica, rifiuti zero invece che inceneritore, una politica trasparente appunto che permetta ai cittadini di vivere il proprio comune, mentre in questa città da anni abbiamo visto appunto che il grosso potenziale è stato anche sperperato, come vediamo col Palace, come vediamo col TRC, sono veramente tantissimi soldi buttati via, mentre si potrebbe veramente far ripartire questa città partendo da una sinergia dal territorio, da nuovi investimenti che portino però la cultura, l'arte e soprattutto anche un rispetto dell'ambiente, visto che anche nel programma ci sono incentivi per i depuratori, perché il mare ovviamente è importante insieme al divertimento, all'arte, per far continuare a essere Riccione veramente la perla dell'Adriatico. In questi anni l'hanno distrutta e credo che debba ritornare ad essere una punta di diamante di tutta la Riviera Romagnola. Per questo invito tutti i cittadini riccionesi a sostenere il candidato Del Bianco e tutta la lista per una Riccione a 5 Stelle. Ciao a tutti. La prima vera grande proposta che ha il Movimento 5 Stelle a Riccione è quella di unire la città, evitare le spaccature. Noi siamo la rappresentanza dei cittadini e vogliamo continuare a portare avanti questo spirito. Il Movimento 5 Stelle è fatto da persone, sì, forse a volte senza esperienza, ma con tanta competenza e tanta voglia di fare. E sinceramente, se quelli con tanta esperienza ci hanno governato fino ad oggi e ci hanno portato dove siamo, forse è meglio eleggere finalmente, far amministrare qualcuno con un po' meno esperienza ma con tanta voglia di portare avanti le istanze dei cittadini.